Ciao ragazzi, bentornati su Coco Channel. Oggi voglio parlare di un prodotto molto discusso sul web, già recensito più volte, ma sinceramente ho visto recensioni negative su questo prodotto. Bene, io ho voluto provare a sbattere la testa per voi. Di cosa si tratta? GoPro 7 White. Ma prima di parlare di lei, ci vediamo dopo la sigla. Iniziamo subito con aprirla. Un piccolo consiglio: tenete la scatola perché vi può servire anche da supporto, come potete vedere. Potete poggiarla ovunque e se non avete la possibilità di un treppiede potete usare la scatola. Allora sganciamo subito la GoPro, tiriamo sulla linguetta di gomma, due linguette, pingiamo in avanti. E voilà, abbiamo sganciato la nostra GoPro. Mettiamo qua, vediamo cosa c'è all'interno della scatola. Dunque, all'interno troviamo due supporti. Voi direte perché due? Sono due supporti autoadesivi, ma con la caratteristica di avere un fondo piatto e uno curvo per le superfici sferiche, per esempio caschi, cose del genere. Abbiamo il nostro cavetto di alimentazione per ricaricare la batteria, perché in questo modello qua purtroppo la batteria non è estraibile. Dopodiché troviamo un piccolo menu rapido per la prima accensione, due adesivi GoPro, un libricino che specifica la garanzia della GoPro, che vi consiglio sempre di dare un'occhiata per vedere cosa copre e cosa no. E poi abbiamo questo cartellino per l'assistenza. Ok, andiamo subito a vedere la telecamera. La telecamera ha un case protettivo parziale, quindi obiettivo scoperto, male, ma touchscreen, ok. Andiamo a tirarlo via. Allora, come possiamo vedere, la GoPro molto ben fatta, semplice. Tra l'altro la protezione sembra quasi morbida, di silicone, molto bella. Troviamo due tasti per catturare le fotografie o i vari video. Abbiamo un tasto qua per accendere e spegnere la telecamera, o il tasto mod, quindi per scegliere la modalità che vogliamo andare a usare. Sotto abbiamo una piccola cassa, quindi abbiamo la possibilità di sentire in anteprima un video appena registrato. Nella parte frontale abbiamo un piccolo LED che ci indica quando parte la registrazione, e il microfono lo troviamo là lateralmente. Da questa parte invece troviamo uno sportellino. Ok, in questo sportellino noi abbiamo la micro SD, quindi la memoria, e poi abbiamo il nostro attacco del caricabatteria. Proviamo ad accenderla. Andiamo sul tasto di accensione, lasciamo qualche secondo. E voilà, un beep ci indicherà che la telecamera è accesa. Troviamo subito il touchscreen, tra l'altro molto sensibile, non particolarmente fastidioso questa cosa, nel senso che riusciamo ad andare in qualsiasi punto o in qualsiasi menu senza troppa difficoltà. Abbiamo due menu a tendina, primo dall'alto verso il basso. Troviamo le impostazioni generiche della telecamera o quando impostazioni rapide, quindi l'orario, la data, torniamo su, voilà. Invece nella parte bassa, quindi dal basso verso l'alto, andiamo a caricare invece i video, quindi vediamo l'anteprima di ciò che abbiamo registrato. Mentre da destra verso sinistra o viceversa troviamo il formato, quindi la foto, il video oppure un video temporizzato, se volete fare dei piccoli video per Instagram, Facebook e così via, o anche per YouTube. Inoltre troviamo delle piccole impostazioni rapide anche nella prima schermata principale, cioè lo zoom, lo slow motion che permette di fare fino a un 2x, e poi il sistema di clip che può essere di 15 o 30 secondi. Ci indica quanto video possiamo fare, quanta memoria ci rimane libera, in che modalità siamo, nella parte alta, oppure la batteria restante. Per sapere qualche dato in più, questa GoPro registra in 1080x60 frame massimo per la fotografia, mentre abbiamo 10 megapixel a disposizione. E una delle tante novità, che non abbiamo più bisogno della case voluminosa che abbiamo sempre avuto in tutte le action cam, ma bensì si può già immergere così fino a 10 metri di profondità. Quindi ragazzi, che dire, una cosa molto comoda, dato che la case è molto voluminosa e può essere anche fastidiosa alle volte. E in più abbiamo anche un sistema vocale per attivare la registrazione piuttosto che fare una fotografia e tante altre cose. Facciamo un piccolo esempio, quindi mettiamo caso che abbiamo magari la telecamera sopra il bastone piuttosto che da un'altra parte e vogliamo iniziare la registrazione. Basta dire GoPro avvia registrazione e in automatico partirà la registrazione. Fantastico raga, questa cosa è comodissima. GoPro interrompi registrazione. Quindi è molto pratica per i viaggi, perché possiamo fare il passaggio dei file, per esempio dei video, delle foto, tutto tramite applicazione e senza bisogno del computer. Prima di mostrarvi la sua risoluzione, vi voglio far vedere il menu all'interno della GoPro. Ovviamente le impostazioni della GoPro possono essere fatte anche direttamente dal cellulare. Andiamo a vedere. Andiamo a accenderla.
Troviamo il nostro menu a tendina, quindi scorrendo dal basso verso l'alto troviamo l'anteprima dei video che abbiamo appena girato. Senso inverso, ritorniamo alla modalità di avvio, mentre dal basso verso l'alto troviamo un menu rapido per quanto riguarda data, orario, connessione col telefono, sistema vocale disattivabile, disattivabile anche l'audio, il quick capture, che significa che quando la telecamera è spenta totalmente basterà andare a premere il pulsante della registrazione per partire in automatico, quindi senza dover fare altri passaggi. E poi il sistema del blocco touchscreen. Dopodiché troviamo la connessione wifi che possiamo spegnere per consumare meno, connessione con l'app, informazioni fotocamera, banda che può essere 2,4 giga o 5 gigahertz e le reimpostazioni. Torniamo indietro, troviamo i valori predefiniti, cioè quando andiamo a avviare la telecamera, quindi la durata di clip, risoluzione e la modalità, cioè se fotografia o se un video, quindi una sorta di preimpostazione. Abbiamo il generale, abbiamo il valore segnale acustico, cioè il beep che noi sentiamo si può regolare sia di intensità bassa, media o alta, l'autospegnimento del display, il LED che indica l'avvio della registrazione, l'orario, la data e il formato della data. Abbiamo il controllo vocale, anche qui si può accendere, spegnere, selezionare la lingua e poi abbiamo una pagina dei comandi dove possiamo vedere i vari comandi per il sistema vocale. Abbiamo l'impostazione del touchscreen, possiamo bloccare l'orientamento, possiamo mettere il salvaschermo e la luminosità dello schermo. Abbiamo il sistema regionale che sarebbe la lingua della fotocamera, il formato, cioè se siamo in Europa il sistema PAL, se siamo in America il sistema NTSC, e poi abbiamo le varie informazioni dove troviamo l'aggiornamento della GoPro e trovare le informazioni della camera e naturalmente il sistema per impostare la telecamera come di fabbrica. Inoltre abbiamo la memoria restante, la batteria restante, la modalità in cui siamo, la possibilità di registrare clip di breve durata, il sistema di slow motion e lo zoom. Ok, per impostare da video a fotocamera basterà semplicemente scorrere da destra verso sinistra o da sinistra verso destra se vogliamo creare un video temporizzato. Ok, abbiamo visto il menu, ma adesso andiamo a vedere la risoluzione. Ok, le immagini che state vedendo sono proprio registrate da questa GoPro. Farvi vedere un video con poca intensità di luce per farvi vedere anche la differenza al buio. Come potete vedere non è male. Ok, abbiamo visto la sua risoluzione. Che dire? Il mio parere è che è un'ottima telecamera, sinceramente, al di là di quello che viene detto sul web. E un'altra cosa che trovo molto positiva è che hanno ridotto parecchio il prezzo. Immaginiamo tanta gente che magari non può permettersi una GoPro Black o così via, può comunque scendere a compromessi con questa Y. Ovviamente troverete sotto il link per acquistarla e io mi sento di consigliarvelo. Adesso sta a voi a scegliere. Ma nel frattempo lasciate un like, commentate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima. Intanto noi ci vediamo alla prossima.